Bene ragazzi, allora in questo video vi porto con me a montare le nuove gomme. Ho deciso di montare le Metzler M9RR. Premessa, non sono un esperto di gomme, però vi parlerò della mia esperienza, di come mi troverò. E in particolare oggi vi spiego qualche caratteristica della gomma senza entrare nel dettaglio, per quello vi lascio ad una recensione della gomma. E dopo il primo giro che farò in montagna vi dirò un po' come mi sono trovato. Arrivo da gomme diverse, nel senso che questa di serie montata in questo momento ha una Batlax. Nella vecchia Z650 montavo le Pirelli Diablo Rosso 3, con cui mi sono trovato veramente divinamente. Cioè mi sono trovato benissimo. Mi sono trovato veramente benissimo con quelle gomme, levre rimesse, se non fosse che sono uscite queste nuove gomme quest'anno, le Metzler M9RR, che hanno delle caratteristiche che mi stuzzicano non poco, come il bimescola sia all'anteriore che al posteriore, come la spalla della gomma completamente liscia, che dovrebbe aiutare anche i più fermoni come me ad andare in piega correttamente, come per esempio la parte centrale che permette comunque un buon chilometraggio. Queste M9RR dovrebbero essere il giusto compromesso tra una gomma da chilometraggio e una gomma invece che da prestazioni, che ti permetta anche volendo una pistata. Spero che queste mi durino almeno 5.000 km, dai, sui 5.000 km, penso che sia una cosa fattibile. Quindi niente, oggi andiamo a montarle, dopo ve le faccio vedere. Ciao ragazzi, dall'ultima clip che avete visto sono ormai passati 2.000 km. Che conteggiati in mesi, credo un mesetto, dai. Ho ripreso in mano la telecamera perché non ho finito di parlare delle gomme, delle Metzler M9RR. Ormai ci ho fatto la bellezza di 2000 km, quindi credo di poter dare una mia opinione su queste gomme. Certo non un'opinione da esperto, comunque ho visto che tanti esperti hanno già fatto una recensione anche in pista, quindi se volete le caratteristiche tecniche vi consiglio caldamente di andare a vedere un video di chi ne sa più di me. Quello che vi do io è comunque un'impressione, insomma. Dopo 2000 km che ho percorso in varie condizioni, tra cui sullo sterrato, sotto l'acqua, asfalto buono, asfalto meno buono, e a proposito trovate tutti i motovlog qui sul canale, sono qui per rispondere a una domanda: Metzler M9 sì o Metzler M9RR no? Beh, io dico sì. Iniziamo dal prezzo. Pagate 2,70. Io ho sentito anche di un concessionario, me l'aveva offerta a 2,60, altri due a 300, quindi diciamo che il prezzo più o meno è quello, dai, tra i 2,50 e 300 euro. È un prezzo dettato anche dal fatto che queste gomme sono gomme nuove, è un progetto di quest'anno, perciò le pagate un po' di più. E allora vi dico, io mi sono trovato molto molto bene. Adesso vi faccio vedere anche, appena mi fermo, il grado di usura delle gomme, per farvi capire più o meno dopo 2000 km a che punto sono. E mi sono trovato veramente molto bene, chiuse a destra e a sinistra. So che il fatto di chiudere la gomma non è indice in realtà di niente, però lo dico per il fatto che è la prima volta che chiudo una gomma, quindi che la mia guida sia certamente un po' migliorata, ma anche il fatto che mi sia trovato bene. Vanno veramente molto bene in piega, devo dire, mi trovo strabene a mandarle in piega perché hanno una forma abbastanza affusolata. Quindi niente raga, se avete aperto questo video del mercoledì per informarvi su queste gomme, tanto visto che nessun altro ne ha parlato, io vi dico di sì, mi sono trovato veramente bene.
sia piegare che alla fine strada dritta, grazie data anche dalla bimescola di questa gomma che offre un buon quantitativo di chilometri se la usate dritti, strada dritta, ma poi vi offre un buon grado di piega se andate poi ad utilizzarla in un momento un po' più di svago. Sì, assolutamente sì. Le ricomprerei sì, ma prossima volta provo le S22, mi sa. Oppure mi ispirano le Super Corsa, le Rosso Corsa 2, mi piacerebbe provarle un sacco. E niente, aggiornamento anche per dirvi, anche per ringraziarvi, siamo a quota 400, strafelice. Sembra ieri che eravamo arrivati a 200, cresciamo, forza raga. Questa macchina non sa stare in strada, questa non neanche, non sa prendere le curve, va bene, le rotonde, vabbò. E da quando me l'han detto sto facendo le doppiette quando scala la marcia. E raga, grazie comunque, grazie per tutti quelli che ci scrivono su Instagram, ci fa un sacco piacere, grazie per tutti quelli che ci supportano, per chi ha la mia moto, ma anche per chi ha la MT e che per chi ha la street, anche se ovviamente mi stanno più simpatici quelli che hanno la mia moto. Domani giro, vedrete presto, o forse avete già visto domenica il video del Dolomiti Tour, mini Dolomiti Tour, che spacca, scusate ma spacca. Dopo 2000 km la situazione è questa, cioè manca ancora un bel tot. Come vedete qui manca ancora un bel po'. Previsione 6000 km. Sì. Previsione 6000 km. Qua è finita. Quindi niente che dire. Decisamente sì. Sono stracontento. Bene, video aggiornamento del mercoledì finito, ci vediamo domenica con un nuovo video, iscrivetevi, grazie per aver visto il video, ciao!